per l'ottavo anno. La Federazione Italiana del Cinema de Sé è felice di essere qui a Mantova in un anno particolare che è il 2016, anno in cui Mantova è stata designata capitale italiana della cultura e che quindi anche il cinema di qualità, il cinema de Sé, è presente a Mantova con una manifestazione che dura da 8 anni e che però quest'anno è stata particolarmente ricca di avvenimenti ed è anche ricca di personalità che saranno premiate questa sera e che hanno fatto ricco questo anno 2016 di cinema italiano, in particolare film come Pazza Gioia, Perfetti Sconosciuti, lo chiamavano Jake Robot, che saranno premiati questa sera, hanno permesso anche al nostro cinema e non solo ai grandi blockbuster americani di raggiungere grandi risultati al botteghino. Il nostro lavoro consiste anche quello di dare spazio alle nuove scoperte, alle nuove leve, quindi in modo che questi registi abbiano la possibilità di affermarsi negli anni successivi. Film era Non essere cattivo, terzo, purtroppo solo terzo film del grande Claudio Caligari, era stato presentato a Venezia. Chi ha, dopo aver lavorato con lui nell'Odore della Notte del 98, chi ha messo insieme più di altri e con altri, perché prima chiacchierando con noi alla Sala Mantova ha parlato di collettività e ha messo insieme i fili per tenere su questo film che era molto difficile realizzare, è stato Valerio Mastandrea. Che la centralità di questa esperienza è stata questa, è stata la passione per un lavoro che senza passione è forse il lavoro peggiore da fare, perché è un lavoro in grande sintonia con quello che si prova in fondo, cose che magari nessuno riesce neanche a capire quali sono. Questo è stato l'insegnamento più grande. Mi dispiace di non essere lì davvero questa serata e questo riconoscimento che avete voluto conferire al nostro film mi riempie d'orgoglio, anche perché so che nasce da un referendum dei lettori del cinema, quindi degli appassionati del cinema e degli appassionati che vanno a vedere il cinema nelle sale del vostro circuito, cioè le sale più belle, siete i nostri principali alleati. Continuate a fare bene come state facendo il vostro lavoro, immaginiamo anche in un futuro delle belle sale di qualità piene di film, noi ci metteremo del nostro, cercheremo insomma di fare dei bei film da darvi e nulla, bacioni, ciao, grazie Mantova. Cosa pensi a Mario Cristanzo? Qual è stata per te questa esperienza? Penso che mi è piaciuto dare in dote la mia inadeguatezza personale proprio, cioè tutti i miei difetti, e ce n'ho tantissimi, tutte le mie insicurezze, e darle in qualche modo a questi personaggi, a questo personaggio così fragile, così anche tenuto ai margini, no? Della società, e quindi dare loro questa giustizia, questo amore che non hanno ricevuto, quindi questo mi viene in mente, no? Questa giustizia e questo amore, sì. E poi ci ho lavorato con Paolo e con Valeria, abbiamo insomma visitato tante cliniche psichiatriche, mi sono sentita capita, mi sono liberata, mi hanno ascoltato, finalmente mi hanno ascoltato, qualcuno che mi ha ascoltato, quindi io dico grazie a loro per avermi accolta. E questo gioiello che è il Bibiena, che fu inaugurato da un giovanissimo Mozart all'età di 14 anni, io credo sia davvero anche il teatro, il palcoscenico naturale per questa premiazione e anche per il garbo e il rispetto che mostra a tutti noi. Quindi grazie per essere qui e naturalmente Mantova sarà anche l'anno prossimo. Ho fatto tardi in alcuni di questi incontri perché con Di Noia, gli organizzatori, facciamo in modo di darvi le garanzie anche per l'anno prossimo, e quindi abbiamo fatto il bilancio in 448, ce la faremo anche l'anno prossimo. Nel film si può dire che sei entrata non soltanto a fare qualcosa di collaterale ma di fondamentale, però ci sei entrata anche perché hai portato un contributo narrativo. Sì, come dicevamo oggi, mi è capitato diverse volte, non molte, ma insomma alcune volte hanno scelto delle mie canzoni da inserire nei film, alcuni registi l'hanno usate, ma non mi era mai successo di scrivere una canzone per un film, è proprio commissionata per il film, come Paolo Genovese mi ha chiesto di fare. Ci siamo incontrati, come dicevamo oggi, mi ha raccontato più o meno la storia, come poteva riassumermela in una cena, mi sembrava già una cosa detta così, raccontata, già
prevedevo che sarebbe, era un'idea geniale, per cui mi ero fatta già questa idea, che già l'idea di questo film, di questi telefonini che ormai sono diventati la nostra appendice, era un'idea geniale, come quelle cose che sembrano, ma perché non ci ho pensato io? Perché no, come mai non mi è venuto in mente? Perché poi sono cose che talmente apparentemente banali, ma non era venuto in mente a nessuno, è stata questa la genialità. Poi mi ha fatto leggere la sceneggiatura e così non volevamo fare una canzone didascalica che parlasse di questo, ma insomma che contenesse nell'interno Perfetti Sconosciuti. Mi è venuto in mente di scrivere questa storia, di questa storia d'amore che è finita, nella quale si rincontrano poi queste due persone e si ricordano che la loro storia era finita perché erano diventati, come spesso purtroppo succede, dei perfetti sconosciuti. Grazie Fiorello. Faticoso, però alla fine non tanto quello, sono felice che sia andato bene, sono strafelice che il FICE mi dia questo premio, perché appunto no, la Federazione Italiana del Cinema di sé, l'eterogeneità spesso ci si avvicina al genere considerandolo un po', no, un genere appunto minoritario, invece il genere autore, cioè, invece non c'è differenza, l'autore non esiste, come ho detto prima. Quindi son molto felice. Un amante di lezione, mi dicevi racconti quando ero ragazzino, era pilota. Grazie. Ecco. Grazie. Faccio una foto. Eccoci qua. Questo era da tanto che mi sono reso conto facendolo che era da tanto tempo che non recitavo un personaggio della mia terra, l'Emilia, e quindi è stato con grande piacere poi che gli ho dato corpo e voce, perché credo che alla fine l'italiano in fondo è un idioma acquisito, cioè il nostro idioma, la nostra lingua più profonda, quella che ha a che fare anche con le nostre emozioni più piccole, più segrete, è il nostro dialetto, da dove veniamo. E poi avevamo un produttore che ha, non so, è un romantico, uno che si butta in queste avventure. In realtà ne avevamo due, perché poi Matteo è anche produttore ed è un regista che ragiona anche in quel modo. È un modo diverso di lavorare da altri registi con i quali ho lavorato, però sicuramente non ti annoi mai. La stessa scena ti chiede di farle in tanti modi, ecco. Grazie.